Che tipo di ricadute occupazionali produce un impianto a carbone di ultima generazione come quello del progetto 6 e quali tipi di risorse umane vengono impiegati in impianti del genere sia in fase di cantiere che una volta a regime? In Italia ultimamente si è sostituito il petrolio in gran parte con il gas. Il gas è una tecnologia che ha un impatto ambientale molto basso, relativamente basso, ma anche un impatto occupazionale molto basso. Se si prende un ciclo combinato a gas a parità di potenza rispetto a un impianto d'olio combustibile, funziona con un terzo del personale, è la tecnologia. Nel caso del carbone, che è un impianto chimico molto complesso, se proprio vogliamo rispettare come noi vogliamo gli standard ottimali ambientali, è un impianto che ha un maggiore valore aggiunto dal punto di vista occupazionale. Occupa più persone, servono più persone per condurre quell'impianto. Poi i profili delle persone sono essenzialmente profili tecnici, sono ingegneri, meccanici, elettromeccanici, chimici, sono periti industriali, questo è quello che noi vediamo, quello che noi osserviamo come sindacato nella composizione della forza lavoro delle imprese, particolarmente nelle centrali a carbone, e questo ha due vantaggi: uno, più occupazione, l'altro, un'occupazione qualificata.